Esposito è uno dei protagonisti di questo ottimo avvio di stagione del Diavolo, 3 vittorie su 3 in campionato, passaggio del turno in Coppa, percorso che sta procedendo bene, però bisogna continuare su questa linea tracciata. Sì, stiamo lavorando molto bene da inizio stagione, a mio avviso siamo soddisfatti del lavoro svolto, ma è chiaro che il Teramo Calcio non può accontentarsi di questo, quindi stiamo lavorando in settimana per prepararci bene alla partita di domenica. Ti senti leader nella zona nevralgica, al fianco di Ferraioli o comunque anche con Massarotti, eccetera? Hai compagni importanti anche al tuo fianco, però tu hai una carriera dietro anche di spessore. Ma io cerco sempre di dare il massimo e di trasmettere sempre dei valori positivi ai miei compagni, sia quelli giovani che quelli esperti. Penso che le cose stanno andando bene, quindi questa è la strada giusta da percorrere. Nell'ultima partita forse a San Buceto si poteva, secondo te, chiuderla anche prima, forse c'era un fallo da rigore anche su di te, qualche occasione importante. Sì, San Buceto è partito molto forte, quindi siamo trovati subito a rincorrere, ma abbiamo fatto un primo tempo secondo me perfetto. Forse il rammarico è stato andare negli spogliatoi solo nell'1-1, però abbiamo trovato subito la via del gol nel secondo tempo e il rammarico sì, è stato quello di non chiuderla, però devo fare complimenti ai miei compagni perché c'è stato uno spirito di sacrificio importante dove abbiamo saputo soffrire e portare a casa i 3 punti. E sulla prossima partita invece cosa ci dici? Quella contro la Folgore, che è un'altra squadra che è in testa alla classifica come voi. La Folgore abbiamo già affrontata, sappiamo che il loro allenatore cura molto bene i dettagli, quindi noi dovremo fare la nostra partita come sempre, affrontarla al meglio, perché sono convinto che porteremo a casa i 3 punti.